Buon pomeriggio dallo Stadio Comunale di Trivento. La stagione 2011-2012 della San Benedettese inizia proprio da qui, dal Molise, con un impegno sulla carta ostico contro una formazione che gioca su un campo piccolo, un campo in sintetico. La Samba si schiera con Di Vincenzo tra i pali, con il numero 1, con il numero 2, terzino destro e Zazzetta in quello che probabilmente sarà un 4-3-1-2. A sinistra, come terzino sinistro, c'è Nicolosi con il numero 3. I due centrali sono Marini e Ianni, centrali di difesa numero 4 e numero 6. A centrocampo Biondi, Gramacci e Rulli in tre dovrebbero agire appunto sulla linea mediana. In avanti Napolano e Storani saranno, diciamo, alle spalle dell'unica punta che è Pazzi. Quindi scusate, un 4-3-2-1, una sorta di albero di Natale, ma vedremo tra poco se queste nostre indicazioni saranno confermate anche dall'assetto che prenderanno i giocatori in campo. Comunque una Samp che deve fare a meno soprattutto in difesa di due pilastri importanti come Mengo e D'Agostino, che sono squalificati. Ha recuperato fortunatamente Rulli a centrocampo e è regolarmente in campo il capitano con il numero 8 alle spalle, sulle spalle. Il Trivento di mister Agovino risponde con Celi, il numero 1 tra i pali, classe 92, Giarrusso con il numero 2, con il numero 3 Ligorio, poi Corradino con il 4, Varchetta e Fusaro con il 5-6, sono i due difensori centrali, Bisegna Michele con il 7, Monti con l'8, Acquaro col numero 9, l'attaccante siciliano col 10, Palumbo con il numero 11, Atletico Trivento che ha perso Guglielmi in estate, l'attaccante che è stato anche accostato alla San Benedettese, si è accasato all'Ancona e ieri, nell'anticipo di questa prima giornata, ha realizzato proprio il gol del un gol, scusate, nei 5 realizzati dall'Ancona nell'anticipo contro la Renato Curi. Zazzetta la finta, parte Pazzi, la palla deviata e lì Storani viene anticipato, ben messa in campo da mister Agovino. Ora Nicolosi rischia qualcosa, palla in mezzo, stacca Marini, esce Di Vincenzo. Il cross di Napolano all'interno dell'area di rigore, il colpo di testa di Ianni, c'è però la segnalazione di fuorigioco. Parte il calcio d'angolo all'interno dell'area di rigore, la sfera, il tiro da parte di Fusaro, di Piatto. Da pochi metri, il pallone che esce sul fondo. Adesso Fusaro si lamenta, voleva un calcio di rigore per il fallo di Ianni. Parte Corradino, la palla all'interno dell'area di rigore. Il colpo di testa di Palumbo e Di Vincenzo che blocca, ma rischiamo troppo. Ancora Corradino, la battuta del calcio di punizione. Scodellerà il pallone all'interno dell'area di rigore. Invece no, uno schema, palla fuori. Messa all'interno dell'area di rigore, un colpo di testa di Acquaro. Zazzetta di testa, lascia però via libera a Monti. Monti al limite dell'area, Monti il destro, palla alta, ma qui Zazzetta ha rischiato. Ora Napolano, il break di rossoblu. Napolano nel cerchio di centrocampo, apre per Storani. Storani salta un uomo e guadagna un calcio di punizione. Tutti i giocatori del Trivento nell'area di rigore, Napolano prova il tiro in porta. Sbaglia tutto però Palumbo, buon per noi. Allora riparte la Samp con Rulli. Cerca Pazzi sulla sinistra. Perde palla Pazzi, ma insomma, questa posizione di Pazzi a sinistra finora non ha convinto. Troppo snaturato il gioco di Pazzi. Adesso c'è un cross in mezzo, prova ad intervenire di testa Acquaro. Parte siciliano col sinistro, il tiro verso l'angolino coperto dalla barriera, palla abbondantemente alta. Lancio lungo di Ianni a cercare Pazzi, sempre esterno sulla sinistra Pazzi. Prova a puntare un uomo, se ne va Pazzi, lo salta in area Pazzi. Pazzi un numero, cade a terra, tutto regolare. Corradino in possesso di palla, spedisce il pallone all'interno dell'area di rigore. Zazzetta si appoggia a Di Vincenzo.
Rinvio di Di Vincenzo per Pazzi, prova l'aggancio Pazzi, se ne va Pazzi, riesce a guadagnare una rimessa laterale. Poi c'è un colpo, attenzione in faccia e se ne va sotto la doccia. 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 Ed è giusto così. Andare a fare l'attaccante centrale Storani. Si è messo in una posizione di trequartista, poi vediamo comunque. C'è Zazzetta sulla destra, posizione irregolare. Zazzetta mette il pallone all'interno del rigore, Pazzi! E si divora un gol! Clamoroso come l'Ancona, incredibile! Inizia il secondo tempo con un doppio cambio nelle file del Trivento. Sono entrati Tammaro e Di Vito. Acquaro, Biondi, gli riporta via e serve Rulli. Rulli se ne va, il break di Rulli. Ancora Rulli, sulla tre quarti. Serve Storani, troppo lungo. Parte siciliano, palla all'interno dell'area di rigore. Di Vincenzo di pugno mette fuori. La palla arriva a Storani. Anticipato però Storani. Lotta, ma se ne va. Alla meglio Ligorio che crossa in mezzo. Pallone attraversa tutta l'area di rigore. Arriva dall'altra parte dove c'è Barchetta perché la palla non è uscita. Barchetta. Palla fuori. Lo stop. Il destro. Nicolosi. Bilancio per Napolano, Napolano in area, Napolano cade a terra, viene spinto da Barchetta, direttore di gara dice di no, adesso il lancio per Pazzi, la posizione regolare, c'è Cucu, Cucu, il destro schiacciato, Celi non controlla, Gramacci, Rulli. Zazzetta, 1-2, Zazzetta prova ad andare per Pazzi, in area, Pazzi! Ha segnato Pazzi! 1-0, Cristian Pazzi! E non sbaglia stavolta! Dopo essersi divorato un gol nel primo tempo, Cristian Pazzi fa 1-0 e la Samp è in vantaggio qui a Trivento. Parte siciliano, il pallone all'interno dell'area di rigore, il colpo di testa di Barchetta, la palla è lì. Calcio di rigore, il fallo di Pasquale Rulli, calcio di rigore per il Trivento. Comunque Di Vincenzo proverà a parare questo calcio di rigore, se non erro Corradino sul pallone. Parte Corradino contro Di Vincenzo, va Corradino, Di Vincenzo tocca, ma nulla può. 1-1. Ristabilita subito la parità da parte dei padroni di casa. Sbaglia ancora Rulli il passaggio, mamma mia. Permette, questa fuga, attenzione perché Nicolosi se ne va sotto la doccia. 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 Zazzetta prova l'anticipo ma sbaglia, attenzione perché c'è un'occasione per Acquaro. Acquaro in area di rigore, gli anni su di lui, temporeggia, poi fuori per Di Vito. Di Vito, il destro di Di Vito attraversa. Attraversa di Di Vito. Pazzi per Cucù, prova la Samba a tornare a spingere. Cucù. Apre per Rulli, Rulli, c'è un fallo su di lui, tutto regolare, lotta Cucù, se ne va Cucù, al limite dell'area, Cucù fa tutto da solo, entra in area, Cucù, in area, Cucù, mette in mezzo, la palla fuori, Gramacci lo stop, il destro di Gramacci, palla sul fondo. Recupera palla Napolano, forza ragazzi, proviamo, proviamo a spingere, proviamo a salire, una Samba stanca. Rulli, dai capitano. Apre per Cucù, subito braccato, all'indietro, Napolano. Spara in mezzo per Pazzi, Pazzi in area, Pazzi contro il portiere, Pazzi! E stavolta c'è la respinta di Celi col sinistro, non è riuscito a colpirla bene Pazzi. Gramacci, alla fine Samba riesce a ripartire proprio con Voinea. Ancora Voinea che rischia tantissimo, cade a terra ma in qualche modo la Samba riparte con Rulli. Rulli per Pazzi, sulla tre quarti, Pazzi, Pazzi in mezzo a due,
La palla per Rulli. Rulli, il destro di Rulli è la palla che termina sul fondo. Non si è fatto perdonare. Cerca il lancio per Pazzi. In area Pazzi. Cade a terra Pazzi. Tutto regolare. Così è. Finisce 1-1 tra Atletico Trivento e San Benedettese. Una partita che ci sentiamo di dire la Samb ha buttato al vento, perché in vantaggio di un gol e con la superiorità numerica siamo riusciti a concedere prima uno stupido calcio di rigore ai padroni di casa e poi farci anche spellere un terzino. È finita 1-1, appuntamento la prossima settimana per l'esordio in casa di Rossoblù a Riviera delle Palme. I Rossoblù affronteranno la Vispesaro dallo stadio comunale di Trivento. È tutto, a risentirci la prossima settimana.